Punto verde vera notizia. Punto rosso notizie false. È con questa alternanza che, in 12 punti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde alle principali domande che solitamente vengono poste sul ponte sullo stretto. Un libretto di FAQ, 7 pagine di risposte, tutte in una direzione, ovviamente sia il ponte. Il progetto primo punto, esiste già un progetto valido per la costruzione del ponte. Si parla del progetto definitivo approvato nel 2011, che costituisce il percorso conclusivo di oltre 40 anni di studi. Un progetto, però, che dovrà essere ancora rivisto. Secondo il MIT, l'aggiornamento del progetto già approvato può consentire una riduzione dei tempi dell'iter autorizzativo, quindi una maggiore velocità nell'avvio della fase costruttiva dell'opera. L'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni nel 2018 porterà a un aggiornamento progettuale che porterà ad un miglioramento dei coefficienti di sicurezza. Il progetto è, quindi, ancora attuale e necessita solo di puntuali modifiche per adeguarlo ai progressi compiuti dalla scienza e dalla tecnologia. Il secondo punto è dedicato alla scelta della campata unica, la soluzione preferibile. Si legge e si citano lo studio di fattibilità 1986 e il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 1997, ma lo studio commissionato 2 anni fa è completamente omesso dal governo Draghi, dal quale, in realtà, non era emersa la stessa linea. Il ponte è antisismico. Si precisa al terzo punto, il ponte sospeso a campata unica è per sua natura molto resistente alle azioni sismiche, in quanto si comporta come un enorme pendolo, con un lunghissimo periodo di oscillazione, alle azioni sismiche con frequenze anche molto alte. Veloce e green poi capitolo sui tempi percorrenza. L'attraversamento stabile consentirebbe ridurre tempi complessivi percorrenza oltre il 50 per i viaggi su rotaia e circa 70 per viaggi su strada. Si è parlato molto del presunto ostacolo alle grandi navi, in particolare alle navi da crociera. Secondo il Ministero, tutto falso, il progetto prevede che nella parte centrale dell'opera venga mantenuta una luce libera 65 metri, presenza condizioni massimo carico, e 70 metri, in assenza treni e mezzi pesanti, numeri in linea con i parametri adottati in materia a livello internazionale. Si passa poi a uno dei tormentoni del ministro Salvini. Il ponte come opera verde. Qui, dunque, c'è scritto che sì, è vero che la diminuzione del traffico marittimo ridurrà l'inquinamento. E in particolare, attualmente, sostituendo il traffico marittimo via traghetto con il transito treni ad alta velocità e mezzi gommati, si stima che le emissioni anidride carbonica diminuirebbero annualmente in media 94, monossido carbonio del 72, quelle monossido carbonio 72, ossidi azoto 96, materiale particolato 83, quelli ossidi zolfo 99,9, idrocarburi totali 80. Inoltre, la sola costruzione del ponte sullo stretto produrrà ogni anno un risparmio oltre 140.000 tonne.